Interno borghese inglese, con poltrone inglesi, serata inglese. Il signor Smith, inglese, nella sua poltrona e nelle sue pantofole inglesi, legge un giornale inglese, fuma la sua pipa inglese accanto ad un fuoco inglese, porta occhiali inglesi, ha baffetti grigi inglesi. La signora Smith, in un'altra poltrona inglese, rammenda un paio di calze inglesi, lungo silenzio inglese, la pendola inglese batte 17 colpi inglesi. Già le 9. Abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata inglese. I ragazzi hanno bevuto acqua inglese. Abbiamo mangiato molto bene questa sera. La ragione sì è che viviamo nei dintorni di Londra e che il nostro nome è Smith. Le patate con il lardo sono molto buone. L'olio dell'insalata non era rancido. L'olio del droghiere dell'angolo è assai migliore dell'olio del droghiere di fronte. Ed è anche meglio dell'olio del droghiere ai piedi della salita. Con questo non voglio dire che l'olio di costoro sia cattivo. Comunque, l'olio del droghiere dell'angolo resta il migliore. Mary ha cotto le patate molto bene questa sera. L'altra volta non le aveva cotte bene. A me piacciono le patate quando sono ben cotte. Il pesce era fresco. Mi sono persino leccata i baffi. Ne ho preso 2 volte, anzi 3. Mi farà peso.
Anche tu ne hai preso 3 volte. Però la terza volta ne hai preso meno della seconda, mentre io ne ho preso molto di più. Ho mangiato meglio di te questa sera. Come si spiega? Di solito tu mangi molto più di me. Oh, non è certo l'appetito che ti manca. Tutto sommato, però, la minestra era forse un po' troppo salata. Aveva più sale in zucca di te. C'erano anche un po' troppi porri e troppa poca zucca e cipolla. Mi spiace di non aver suggerito a Mary di aggiungerci un po' di anice stellato. La prossima volta saprò come regolarmi. Il nostro bambino avrebbe voluto bere birra a tavola. Un giorno o l'altro non lo terrà più nessuno. Ti rassomiglia. Hai visto come fissava la bottiglia? Ma io gli ho versato l'acqua della caraffa. Aveva sete e l'ha bevuta. Elena invece somiglia a me. Brava donna di casa, economa, suona il piano. Non chiede mai di bere birra inglese. È come la più piccola, che beve soltanto latte e non mangia che pappa. Dal che si può capire che ha soltanto 2 anni. Si chiama Peggy. La torta di cotogne coi fagioli era formidabile. Alla frutta avremmo forse potuto concederci un bicchierino di borgogna australiano. Ma ho preferito non mettere il vino a tavola per non dare ai ragazzi un cattivo esempio di golosità. Devono crescere parchi e misurati nella vita. La signora Parker conosce un droghiere rumeno chiamato Popesco Rosenfeld che è appena arrivato da Costantinopoli. È un gran specialista in yogurt. È diplomato alla scuola di yogurt di Adrianopoli. Domani andrò da lui e mi farò dare un bel secchio di yogurt romeno folcloristico. Non si trovano facilmente cose del genere nei dintorni di Londra. Lo yogurt è quello che ci vuole per lo stomaco, i reni, l'appendicite e l'apoteosi. Me l'ha detto il dottor Mackenzie King, che cura i ragazzi dei nostri vicini, i Jones. È un bravo medico, si può avere fiducia in lui. Non consiglia mai un rimedio senza averlo prima sperimentato su di sé. Prima di far fare l'operazione a Parker, si è fatto operare lui stesso al fegato, pur non avendone assolutamente bisogno. Come si spiega allora che il dottore se l'è cavata, mentre Parker è morto? Oh, evidentemente perché l'operazione su di lui è riuscita, mentre su Parker no. Quindi Mackenzie King non è un buon medico. L'operazione avrebbe dovuto riuscire su tutti e due, oppure tutti e due avrebbero dovuto soccombere. Perché? Un medico coscienzioso dovrebbe morire insieme al malato, se non possono guarire assieme. Il comandante di una nave perisce con la nave, nei flutti, non sopravvive mica. Non si può paragonare un malato ad una nave. E perché no? Anche una nave ha le sue malattie. D'altra parte, il tuo medico è sano come un pesce, ragione di più, dunque, per morire insieme al malato, come il medico con la sua nave. Ah, non ci avevo pensato. Forse hai ragione. E allora che cosa dobbiamo concludere? Che tutti i medici sono ciarlatani. E anche tutti i malati. Solo la marina è sana in Inghilterra. Ma non i marinai? Ben inteso. C'è una cosa che non capisco. Perché nella rubrica dello stato civile è sempre indicata l'età dei morti e mai quella dei nati? È un controsenso. Non me lo sono mai domandato.
Guarda un po'. C'è scritto che Bobby Watson è morto. Dio mio, poveretto. E quando è morto? Perché ti stupisci? Lo sai benissimo. Sono 2 anni che è morto. Siamo andati ai suoi funerali, ricordi? 1 anno e mezzo fa. Certo che lo ricordo. Me lo sono ricordato subito. Soltanto non capisco perché tu ti sia stupito vedendolo sul giornale. Sul giornale non c'è. Sono 3 anni che si è parlato del suo decesso. Me ne sono ricordato per associazione di idee. Peccato. Era così ben conservato. Il più bel cadavere di Gran Bretagna. Non dimostrava la sua età. Povero Bobby. Erano più di 4 anni che era morto ed era ancora caldo. Un vero cadavere vivente. E com'era allegro. Povera Bobby. Vorrei dire, povero Bobby. No, penso a sua moglie. Anche lei si chiama come lui, Bobby. Bobby Watson. Siccome avevano lo stesso nome, nessuno riusciva mai a distinguerli l'uno dall'altra quando li si vedeva assieme. È stato soltanto dopo la morte di lui che si è potuto stabilire con esattezza quale fosse l'uno e quale fosse l'altra. Tuttavia c'è ancora qualcuno che la scambia per il morto e le fa le condoglianze. Tu la conosci? Non l'ho vista che una volta sola, per caso, ai funerali di Bobby. Io non l'ho mai vista. È bella? A tratti irregolari. Eppure non la si potrebbe dire bella. È troppo alta, massiccia. I suoi tratti non sono regolari. Eppure la si potrebbe dir bella. È un po' troppo piccola, magra. È insegnante di canto. E quando contano di sposarsi, quei due? La primavera prossima, al più tardi. Bisognerà andare al matrimonio. E bisognerà anche fare un regalo, mi domando quale. Perché non regaliamo uno di quei 7 piatti d'argento che ci hanno regalato per il nostro matrimonio e che non ci sono mai serviti a niente? È triste per lei essere rimasta vedova così giovane. Per fortuna non hanno figli. Ci sarebbe mancato anche quella, figli. Che cosa ne avrebbe fatto, povera donna? È ancora giovane, può sempre risposarsi. Il lutto le sta così bene. E chi si prenderà cura dei figli? Lo sai che hanno un bambino e una bambina? Come si chiamano? Bobby e Bobby, come i loro genitori. Lo zio di Bobby Watson, il vecchio Bobby Watson, è ricco e vuole molto, molto bene al bambino. Potrebbe incaricarsi lui dell'educazione di Bobby. Mi sembra logico. E la zia di Bobby Watson, Bobby, potrebbe per parte sua prendersi cura dell'educazione della figlia di Bobby Watson, Bobby. Così la mamma di Bobby Watson, Bobby, potrebbe risposarsi. Ha qualcuno in vista? Sì, un cugino di Bobby Watson. Chi? Bobby Watson. Di quale Bobby Watson parli? Del figlio di Bobby Watson, del vecchio Bobby Watson. L'altro zio del morto, Bobby Watson. No, no, non è quello, è un altro. È il figlio della vecchia Bobby Watson, la zia di Bobby Watson, il morto. Vuoi dire Bobby Watson il commesso viaggiatore? Tutti i Bobby Watson sono commessi viaggiatori. Che mestieraccio. Però si guadagna bene. Sì, quando non c'è concorrenza. E quando non c'è concorrenza? Il martedì, il giovedì e il martedì. Oh, 3 giorni la settimana. E cosa fa Bobby Watson durante quei 3 giorni? Si riposa, dorme. E perché non lavora durante quei 3 giorni se non c'è concorrenza? Non posso sapere tutto. Non posso rispondere a tutte le tue domande stupide. Lo dici per umiliarmi? Sai bene che non è vero. Tutti uguali voi altri uomini. Ve ne state lì tutto il giorno, sigaretta in bocca,
Quando non vi incipriate, non vi mettete il rossetto 50 volte al giorno, non bevete in continuazione. E che direste se vedessi gli uomini fare come le donne? Fumare tutto il giorno, incipriarsi, mettersi il rossetto e bere whisky. Quanto a me me ne infischio. Ma se lo dici per farmi rabbia, allora lo sai che non mi va questo genere di scherzi. Mia pollastrella arrosto, perché vomiti fuoco? Lo sai che lo dico per ridere. Che buffa coppia di vecchi innamorati siamo noi due. Vieni, cara, spegniamo la luce e andiamo a dormire. Io sono la cameriera. Ho passato un pomeriggio molto piacevole. Sono stata al cinema con un uomo e ho visto un film con delle donne. E poi siamo andati a bere dell'acquavite e del latte. E poi abbiamo letto il giornale. Spero che abbia passato un buon pomeriggio, che sia andata al cinematografo con un uomo e che abbiate bevuto acquavite e latte. E il giornale? La signora e il signor Martin, vostri ospiti, sono alla porta. Mi aspettavano, non osavano entrare da soli. Dovevano cenare con voi questa sera. Ah, sì. Li aspettavamo. Eravamo affamati. Siccome non li vedevamo arrivare, stavamo andando a mangiare senza di loro. Non abbiamo mangiato niente in tutto il giorno. Quanto a lei, Mary non avrebbe dovuto uscire. Mi ha dato lei il permesso? Non l'abbiamo fatto apposta. Mia cara Mary, la prego di aprire la porta e di far entrare il signore e la signora Martin. Oggi ho comperato un cappello. Quanto a noi, andiamo in fretta a cambiarci d'abito. Perché siete venuti così tardi? Non è buona educazione, sapete? Bisogna arrivare all'ora fissata. Capito? Ad ogni modo, sedetevi lì adesso e aspettate. Mi scusi, signora, non vorrei sbagliarmi, ma mi pare di averla già incontrata da qualche parte. Anche a me, signore. Pare di averla incontrata da qualche parte. Non l'avrò, signora, per caso intravista a Manchester? Potrebbe darsi. Io sono nativa di Manchester. Tuttavia, non ricordo bene, signore. Non potrei dire se è là che l'ho vista o no. Dio mio, com'è strano. Anch'io sono nativo di Manchester, signora. Com'è strano. Com'è strano. Solo che io ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa, signora. Oh, com'è strano e che strana coincidenza. Anch'io, signore, ho lasciato Manchester circa 5 settimane fa. Io ho preso il treno delle 8:30 del mattino, quello che arriva a Londra 4:45, signora. Com'è strano, com'è bizzarro e che strana coincidenza. Io ho preso lo stesso treno, signore. Dio mio, com'è strano. Non potrebbe darsi allora, signora, che io l'abbia vista in treno? È possibile, verosimile, plausibile, dopo tutto perché no? Ma io non me ne ricordo, caro signore. Io viaggiavo in seconda classe, cara signora. In Inghilterra non esiste la seconda classe, ma io viaggiavo comunque in seconda classe. Com'è strano, com'è curioso e che strana coincidenza. Anch'io viaggiavo in seconda classe. Dio mio, com'è strano, com'è bizzarro, che coincidenza. Ma allora noi potremmo benissimo esserci incontrati in seconda classe, cara signora. La cosa è possibile, persino verosimile. Ma io non ho un ricordo chiaro, caro signore.
Io viaggiavo nel vagone numero 8, sesto scompartimento, cara signora. Strano. Anch'io viaggiavo nel vagone numero 8, sesto scompartimento, caro signore. Dio mio, com'è strano. Ma allora potrebbe darsi benissimo che noi ci siamo visti nel sesto scompartimento, cara signora. Dopotutto è estremamente possibile. Ma io non me ne ricordo, caro signore. A dire il vero, non me ne ricordo neppure io, cara signora. Ciò non toglie che noi possiamo esserci visti proprio là. Anzi, più ci penso e più la cosa mi pare possibile. Oh, certamente, signore. Certamente. Io avevo il posto numero 3 vicino alla finestra, cara signora. Oh, mio Dio, com'è curioso, com'è bizzarro. Io avevo il posto numero 6 vicino alla finestra. In faccia a lei, caro signore. Dio mio, com'è strano, com'è bizzarro. Che coincidenza. Noi eravamo dunque faccia a faccia. È certamente là che ci siamo visti. Com'è strano. La cosa è possibile. Ma io non me ne ricordo, caro signore. A vero dire, cara signora, non me ne ricordo neppure io. Tuttavia è possibilissimo che noi ci siamo incontrati in quell'occasione. È vero. Ma non ne sono completamente sicura, caro signore. Non è lei, cara signora, la signora che mi ha pregato di metterle la valigia sulla reticella e che poi mi ha ringraziato e permesso di fumare? Ma sì, dovrei proprio essere io, signore. Com'è strana, stranissimamente strana, questa coincidenza. Dio mio, com'è strano, e che coincidenza. Ma allora noi potremmo esserci visti in quel momento. Com'è strano, e che strana circostanza. È possibile, caro signore? Ma io non me ne ricordo, caro signore. Neppure io, cara signora. Dal mio arrivo a Londra, io abito in via Bromfield. Oh, com'è strano, com'è bizzarro. Anch'io dal mio arrivo a Londra abito in via Bromfield, caro signore. Dio mio, com'è strano. Che coincidenza. Ma allora potrebbe darsi benissimo che noi ci siamo visti in via Bromfield. Com'è strano, com'è bizzarro. È dopotutto possibile se ci si pensa. Ma io non me ne ricordo, caro signore. Io abito al numero 19, cara signora. Com'è strano. Anch'io abito al numero 19, caro signore. Dio mio, com'è strano, ma allora. Che ne direbbe, cara signora, se noi ci fossimo incontrati per la casa? È possibile, ma io non me ne ricordo, caro signore. Il mio appartamento è al quinto piano, numero 8, cara signora. Com'è strano, Dio mio, com'è bizzarro e che strana coincidenza. Anch'io abito al quinto piano nell'appartamento numero 8, caro signore. Dio mio, com'è strano, com'è strano, com'è strano. Sa, nella mia camera da letto c'è un letto. Il mio letto è coperto da un piumino verde. Questa camera da letto con il suo letto e con il suo piumino verde si trova in fondo al corridoio fra la biblioteca e il bagno, cara signora. Quale coincidenza, Dio mio, quale coincidenza. Anche la mia camera da letto ha un letto con un piumino verde e si trova in fondo al corridoio tra la biblioteca, caro signore, e il bagno. Dio mio, com'è strano. Che coincidenza. Ma allora, signora, noi abitiamo nella stessa camera e dormiamo nello stesso letto. È forse là che ci siamo visti. Oh, com'è curioso. Com'è bizzarro, Dio mio. È veramente possibile che sia là che ci siamo incontrati? E potrebbe persino darsi la scorsa notte? Ma io non me ne ricordo, caro signore. Io ho una figlioletta. Questa figlioletta abita con me. Essa ha 2 anni, è bionda, ha un occhio bianco e uno rosso, è molto graziosa e si chiama Alice, cara signora. Bizzarra coincidenza. Anch'io ho una figlioletta, essa pure ha 2 anni, un occhio bianco, uno rosso e molto graziosa, e si chiama Alice, caro signore. Dio mio, com'è strano, com'è bizzarro, che coincidenza. Forse è la stessa, cara signora. Com'è strano, è davvero possibile, caro signore.
Allora, signora, non ci sono più dubbi. Noi ci siamo già visti e lei è la mia legittima sposa. Elisabetta, ti ho ritrovata. Donald, sei tu, darling. Elisabetta e Donald, adesso, sono troppo felici per potermi udire. Posso dunque rivelarvi un segreto. Shh. Elisabetta non è Elisabetta. E Donald non è Donald. Eccone la prova. La bambina di cui parla Donald non è la figlia di Elisabetta. Non si tratta della stessa persona. La figlia di Donald ha un occhio bianco e uno rosso, precisamente come la figlia di Elisabetta. Tuttavia, mentre la figlia di Donald ha l'occhio bianco a destra e l'occhio rosso a sinistra, la figlia di Elisabetta ha l'occhio rosso a destra e l'occhio bianco a sinistra. Di conseguenza, tutto il ragionamento di Donald crolla, urtando contro quest'ultimo ostacolo che annulla tutta la sua teoria. Nonostante le straordinarie coincidenze che potrebbero sembrare argomenti decisivi, Donald ed Elisabetta, non essendo i genitori della medesima creatura, non sono Donald ed Elisabetta. Ha un bel credere lui di essere Donald. Ha un bel credere lei di essere Elisabetta. Ha un bel credere lui che lei sia Elisabetta. Ha un bel credere lei che lui sia Donald. Essi si ingannano amaramente. Ma chi è allora il vero Donald? Qual è la vera Elisabetta? Chi mai ha interesse a far continuare questa confusione? Io non so nulla. Non sforziamoci di saperlo. Lasciamo le cose come stanno. Il mio vero nome è Sherlock Holmes. Dimentichiamo, darling, tutto ciò che non è accaduto fra di noi. E adesso che ci siamo ritrovati, cerchiamo di non perderci più e continuiamo a vivere come prima. Sì, darling. Buonasera, cari amici. Scusateci di avervi fatto tanto aspettare. Abbiamo però ritenuto nostro dovere di rendervi gli onori cui avete diritto. Perciò, non appena abbiamo saputo che non eravate alieni dal venirci a trovare, senza preannunziare la vostra visita, ci siamo affrettati ad andare a rivestire i nostri abiti di gala. Non abbiamo mangiato nulla in tutta la giornata. Sono 4 ore che vi aspettiamo. Perché siete venuti così tardi?
Oh, certamente. Siamo tutti raffreddati. Eppure non fa freddo. Non ci sono correnti d'aria. Oh no, per fortuna. La 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 la. Ha dei dispiaceri? No, si rompe. Al signore, alla sua età, non dovrebbe. Il cuore non ha età. Questo è vero. Così si dice? Si dice anche il contrario. La verità sta nel mezzo. Ah, giustissimo. Voi che avete tanto viaggiato, dovreste avere qualcosa di interessante da raccontarci. Racconta, cara, che cosa hai visto oggi? Non ne vale la pena, non mi credereste. Non oserebbe mai mettere in dubbio le sue parole. Ci offenderebbe se lo sospettasse. Li offenderesti, cara, se li sospettassi capaci. Ebbene, oggi ho assistito a una cosa inverosimile, una cosa incredibile. Racconta presto, cara. Oh, adesso ci divertiremo. Era ora. Ebbene, oggi andando al mercato per comprare della verdura che diventa sempre più cara. Dove andremo a finire? Non bisogna interrompere, cara screanzata. Ho visto per strada, vicino a un caffè, un signore decorosamente vestito sulla cinquantina, forse meno. Che? Che cosa? Che cosa? Non bisogna interrompere, cara, sei disgustosa. Sei stato tu il primo a interrompere, caro bestia. Che cosa faceva quel signore? Ebbene, direte che me lo sono sognato. Aveva posato un ginocchio in terra ed era tutto chinato. Oh! Sì, chinato! Impossibile! Sì, sì, chinato! Mi sono avvicinata per vedere che cosa facesse. Ebbene? Si stava legando i legacci delle scarpe che si erano slacciati. Fantastico! Non me lo dicesse lei, non lo crederei. E perché no? Si vedono cose ancor più incredibili andando in giro di questi tempi. Per esempio, oggi stesso ho visto nella metropolitana, seduto su una panchina, un signore che leggeva beatamente il giornale. Che tipo strambo! Forse era lo stesso. Guarda un po', hanno suonato. Ci deve essere qualcuno. Vado a vedere. Nessuno. Vi darò un altro esempio. Guarda un po', hanno suonato. Ci deve essere qualcuno. Vado a vedere. Nessuno. Stavi per darci un altro esempio. Ah, sì. Guarda un po'. Hanno suonato. Non vado più a vedere. Sì, ma deve esserci qualcuno. La prima volta non c'era nessuno, la seconda neanche. Perché ci dovrebbe essere qualcuno adesso? Perché hanno suonato. Non è una ragione. Ma cosa dici, cara? Ogni volta che si sente suonare alla porta vuol dire che c'è qualcuno alla porta che suona perché gli si apra la porta. Non sempre. Avete visto prima? Nella maggior parte dei casi, sì. Io, quando vado a casa di qualcuno, suono per farmi aprire e penso che tutti facciano altrettanto e che ogni qualvolta si sente suonare la porta è segno che c'è qualcuno. Questo è vero in teoria, ma nella realtà le cose vanno molto diversamente. Hai ben visto poco fa. Sua moglie ha ragione. Oh, voi altre donne, siete sempre disposte a darvi manforte. E va bene, vado. Tu non dirai che sono cocciuta, ma vedrai che non c'è nessuno. Vedi? Nessuno. Ah, questi uomini!
che vogliono sempre aver ragione e invece hanno sempre torto. Guarda un po', hanno suonato. Deve esserci qualcuno. Non mandarmi più ad aprire la porta. Hai ben visto che è inutile. L'esperienza insegna che ogni qualvolta si sente suonare il campanello è segno che non c'è mai nessuno. Mai? Non è detto. Anzi, è falso. Nella maggior parte dei casi, quando si sente suonare la porta è segno che c'è qualcuno. Non vuol proprio arrendersi. Anche mio marito è terribilmente testardo. C'è qualcuno. Non si può escluderlo. No. Sì. Ti dico di no. Ad ogni modo non mi scomoderò più inutilmente. Se vuoi andare a vedere, vacci tu stesso. Ci vado. Oh, how do you do? C'è il capitano dei pompieri. Signorie e signore, buongiorno. Buongiorno, signora Smith. È di cattivo umore? Oh! Le dirò, il fatto si è che mia moglie è un po' umiliata per non aver avuto ragione. Signor capitano dei pompieri, c'è stata una piccola discussione fra la signora e il signor Smith. Sono cose che non la riguardano. Ti prego di non immischiare gli estranei nelle nostre beghe di famiglia. Ma cara, non c'è nulla di male. Il capitano è un vecchio amico di famiglia. Sua madre mi faceva la corte e io conoscevo benissimo suo padre, il quale mi aveva pregato di dargli moglie mia figlia quando ne avessi avuto una, ma è morto prima che la cosa fosse possibile. La colpa non è né dell'uno né dell'altro. Ma insomma, di che si tratta? Mio marito pretendeva. No, cara, sei tu che pretendevi. Sì, è lei. No, è lui. Restiamo calmi. Mi racconti come sono andate le cose, signora Smith? Ecco qua. Oh, mi mette un po' in imbarazzo parlare francamente, ma in fondo un pompiere è come un confessore. Dunque, discutevamo perché mio marito sosteneva che ogni volta che si sente suonare alla porta è segno che c'è qualcuno. La cosa è plausibile. Io invece sostenevo che ogni qualvolta si sente suonare il campanello è segno che non c'è nessuno. E la cosa potrebbe sembrare strana. Strana, ma convalidata non da dimostrazioni astrattamente teoriche, bensì dai fatti. È falso. Dal momento che il pompiere è qua, ha suonato, ho aperto e lui era lì. Quando? Subito, no? D'accordo. Ma è stato soltanto dopo aver sentito suonare 4 volte che si è trovato qualcuno. E la quarta volta non conta. Mai. Solo le prime 3 volte contano. Signor capitano, permetta anche a me di farle alcune domande. Faccia pure. Quando ho aperto e l'ho vista, era lei che aveva suonato? Sì. Oh, lei era alla porta? Suonava per farsi aprire? Non potrei negarlo. Vedi? Avevo ragione io. Quando si sente suonare la porta è segno che c'è qualcuno. Non potrei negare che il capitano sia qualcuno. No, no e no. Ti ripeto che parlo soltanto delle prime 3 volte, già che la quarta non conta. Quando ha suonato la prima volta, era lei? No. Non ero io. Vedete? Suonava e non c'era nessuno. Forse c'era qualcun altro. Era alla porta da molto tempo? 3/4 d'ora. E non ha visto nessuno? Nessuno, ne sono certo. E la seconda volta ha sentito suonare? Sì, ma neppure quella volta ero io. E continuava a non esserci nessuno. Vittoria! Avevo ragione io. Piano. E che faceva lei alla porta? Niente, stavo là. Pensavo a un mucchio di cose. Ma la terza volta è stato lei a suonare? Sì, sono stato io. Ma quando hanno aperto, non c'era nessuno. Mi ero nascosto, per scherzo. Non scherzi, capitano. Questa storia è troppo triste. Insomma, non sappiamo ancora se quando suonano alla porta c'è qualcuno, oppure no. Mai nessuno.
sempre qualcuno. Vi metterò d'accordo io. Avete un po' di ragione tutti e due. Quando suonano alla porta, talvolta c'è qualcuno, tal'altra non c'è nessuno. Mi sembra logico. Pare anche a me. Le cose nella realtà sono semplici. Abbracciatevi. Ci siamo già abbracciati un momento fa. Si abbracceranno domani, hanno tempo. Signor capitano, dal momento che ci ha aiutato a risolvere la questione, si metta in libertà, si tolga il casco e si accomodi un momento. Chiedo scusa, ma non posso trattenermi molto. Accetto l'invito a togliermi il casco, ma non ho il tempo di sedermi. Io, in confidenza, sono venuto qui per tutt'altra ragione. Sono in missione di servizio. Oh. Ci racconti tutto, capitano. Ebbene, chiedo perdono per l'indiscrezione, ma posso davanti a loro? Non si faccia scrupoli. Siamo vecchi amici, ci raccontano tutto. Parli pure. Ebbene, ecco qua. Non ci sarebbe per caso un incendio qui da voi? Perché questa domanda? Perché, scusate, ho l'ordine di spegnere tutti gli incendi in città. Tutti? Sì, tutti. Non saprei. Vuole che vada a vedere? Non ci deve essere nulla. Non si sente odor di incendio. Ma proprio niente. Neanche un piccolo incendio nel comignolo, qualcosa che bruci in solaio o in cantina. Neppure un piccolo principio di combustione, almeno. Senta, non vorrei darle un dispiacere, ma temo proprio che non ci sia niente. Le prometto che l'avvertirò non appena si presenterà l'occasione. Mi raccomando, mi farebbe una vera cortesia. Stia tranquillo. E anche da loro niente che bruci? Disgraziatamente no. Oh. Gli affari vanno piuttosto male di questi tempi. Molto male. Non succede quasi nulla. Sì, qualche sciocchezzuola, un comignolo, una stalla. Niente di serio, cose che non rendono. E siccome non c'è rendimento, anche il premio di produzione è molto magro. Andiamo male. In tutti i campi la stessa storia. Nel commercio, nell'agricoltura, proprio come per il fuoco. Quest'anno non si riesce a ingranare. Niente grano, niente fuoco. E neppure inondazioni. Ma lo zucchero c'è? Perché lo fanno venire dall'estero. È più difficile per gli incendi. Troppe tasse. Capita qualche volta, ma anche questa è cosa rara. Un'asfissia per gas o due. Per esempio, la settimana scorsa, una giovane donna si è asfissiata con il gas. L'aveva lasciato aperto. Oh, l'aveva dimenticato? No, ma ha creduto che fosse il pettine. Oh. Queste confusioni sono sempre pericolose. Perché non prova dal venditore di fiammiferi? Oh. Niente da fare, è assicurato contro gli incendi. Oh. Allora, provi a nome mio dal vicario di Wakefield. Non ho l'autorizzazione a spegnere i fuochi degli ecclesiastici. Il vescovo se l'avrebbe a male, sa? Quella è gente che se li spegne da sola. Veda un po'. A casa del signor Durand. Oh, nemmeno lì posso, non è inglese. Gli stranieri naturalizzati hanno il permesso di possedere case, ma non quello di farsele spegnere quando bruciano. Eppure l'anno scorso gli è scoppiato un incendio in casa ed è stato spento lo stesso. Oh, perché se l'è sbrigata tutta da solo, clandestinamente. Oh, non sarò certo io a denunciarlo. Neppure io.
capitano, dal momento che ha molta fretta, resti ancora un po' con noi. Ci farà piacere. Volete che vi racconti degli aneddoti? Sì, aneddoti. La cosa più entusiasmante è che le storie dei pompieri sono tutte vere, tutte vissute. Ah, io parlo di cose che ho provato io stesso, niente libri, solo vita, vita vera. Esatto. Ah, d'altronde la verità non si trova nei libri, ma nella vita. Cominci! Zitti, che comincia! Vi prego, non guardatemi così, mi mettete in soggezione. Sapete bene che sono timido. Oh, è un tesoro! Cercherò di cominciare, ma promettetemi di non ascoltare. Oh, ma se non ascoltiamo, come faremo a sentire ciò che dice? Oh, non ci avevo pensato! Ve l'avevo detto! È un gran bambinone! Eccolo, eccolo, caro! Coraggio! Ebbene, ecco qua. Il cane e il bue. Favola sperimentale. Una volta, un altro bue disse a un altro cane: perché non hai ingoiato la tua tromba? Scusa, rispose il cane, ma credevo di essere un elefante. Qual è la morale? Sta a voi trovarla. Ha ragione. Un'altra. Un giovane vitello aveva mangiato troppe briciole di vetro. Di conseguenza fu costretto a partorire. Mise al mondo una vacca. Tuttavia, siccome era maschio, la vacca non poteva chiamarlo mamma. D'altra parte, essa non poteva neppure chiamarlo papà, perché il vitello era troppo piccino. Questi allora fu costretto a sposarsi con una certa persona. E il municipio prese tutte le misure previste dalle circostanze alla moda. Alla mode de con? Come la trippa. Lo sapevate già? C'è stato su tutti i giornali. È successo poco lontano da noi. Ne racconterò un'altra. Il gallo. Una volta un gallo volle fare il cane, ma non ebbe fortuna, perché tutti lo riconobbero immediatamente. Viceversa, il cane che volle fare il gallo non fu mai riconosciuto. Adesso ne racconterò una io. Il serpente e la volpe. Una volta un serpente disse, avvicinandosi ad una volpe: mi sembra di conoscerti, pare anche a me, rispose la volpe. Allora, disse il serpente, dammi dei soldi. La volpe non dà soldi, rispose l'astuto animale, che per fuggire saltò in una profonda valle piena di fragole e di miele di gallina. Allora il serpente, con una risata mefistofelica, la precedette. La volpe tirò fuori il coltello e urlò: ti insegnerò io a vivere. Poi, voltate le spalle, se la diede a gambe. Non ebbe fortuna. Il serpente la raggiunse e con un pugno ben assestato la colpì in piena fronte, la quale andò in mille pezzi, gridando: no, 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 quattro volte no, io non sono tua figlia. Interessante. Non c'è male. Congratulazioni. Non ha senso. E poi io la conoscevo già. Un fatto spaventoso. Ma non è accaduto? Sì, disgraziatamente. Ora tocca a lei, cara signora. Oh, io ne so soltanto una. Ve la racconterò. Si intitola Il mazzo di fiori. Mia moglie è sempre stata romantica. Una vera inglese. Dunque, una volta un fidanzato portò un mazzo di fiori alla fidanzata, la quale gli disse grazie. Ma prima che lei gli avesse detto grazie, lui, senza proferir parola, le riprese i fiori che le aveva dato per darle una buona lezione. E dicendo io li riprendo, le disse, riprendendoli, arrivederci. E si allontanò di qua e di là. Oh, incantevole! Sì, lei ha una moglie invidiabile. Vero? Mia moglie è l'intelligenza personificata. È persino più intelligente di me. Ad ogni modo è molto più femminile, sì, me lo dicono tutti.
Ne racconti un'altra, capitano. No, no, è troppo tardi. La racconti lo stesso? No, sono troppo stanco. Ci faccia questo piacere, la prego. No! Lei ha un cuore di ghiaccio. Noi siamo sui carboni ardenti. La supplico. Ebbene, sia. Ha accettato. Che seccatore. Accidenti. Colpa mia. Sono troppo ben educata. Il raffreddore. Mio cognato, dal lato paterno, aveva un cugino germano, lo zio materno del quale aveva un suocero, di cui il nonno paterno aveva sposato, in seconde nozze, una giovane indigena, il cui fratello, nei suoi viaggi, aveva incontrato una ragazza della quale si era innamorato e dalla quale aveva avuto un figlio, che sposò poi un'intrepida farmacista, la quale altro non era che la nipote di uno sconosciuto quartiermastro della Marina Britannica, il di cui padre adottivo aveva una zia in grado di parlare correttamente lo spagnolo e che era forse una delle nipoti di un ingegnere morto in giovane età, nipote a sua volta di un proprietario di vigne, dalle quali si ricavava un vino assai mediocre, ma che aveva un cugino casalingo e sottotenente, il cui figlio aveva sposato una graziosissima signora un po' divorziata, il primo marito della quale era figlio di un vero patriota che aveva saputo educare una delle proprie figlie nell'ambizione di far fortuna, la quale era riuscita a sposare un fattorino che aveva conosciuto i Rothschild. E il fratello, dopo aver cambiato parecchi mestieri, si sposò ed ebbe una figlia, il cui bisnonno Gracilino portava gli occhiali che gli aveva regalati un suo cugino, cognato di un portoghese, figlio naturale di un mugnaio non troppo povero, il fratello di latte del quale aveva preso in moglie la figlia di un medico di campagna, a sua volta fratello di latte di un lattaio, a sua volta figlio naturale di un altro medico di campagna sposato 3 volte di seguito e di cui la terza moglie... Oh, io ho conosciuto, se non sbaglio, questa terza moglie. Mangiava del pollo in un nido di vespa. No, non era la stessa. Zitto! Ah, dicevo, di cui la terza moglie era figlia della migliore levatrice della regione e che, vedova di buon'ora... Come mia moglie. Si era risposata con un vetraio pieno di zelo, il quale alla figlia di un capostazione aveva fatto un figlio destinato a fare la sua strada. Ferrata! Come la mazza. E che aveva sposato una venditrice di spazzature, il cui padre aveva un fratello, sindaco di una piccola città, che aveva preso in moglie una maestra bionda, il cugino della quale, pescatore con la rete... Ferroviaria. Aveva preso in moglie un'altra maestra bionda, chiamata Maria, il cui fratello aveva sposato un'altra Maria, anche lei maestra bionda. Oh, essendo biondo non poteva che essere Maria. Il cui padre era stato allevato nel Canada da una vecchia che era nipote di un parroco, la nonna del quale talvolta, d'inverno, come capita a tutti, si buscava un raffreddore. Strana storia. Quasi incredibile. Quando ci si raffredda, bisogna prendere dei valzer. È una precauzione inutile, ma assolutamente necessaria. Mi scusi, signor capitano. Non ho ben capito la sua storia. Alla fine, quando si arriva alla nonna del prete, ci si imbroglia un po'. Oh, sì, ricominci. È una voce unanime. Non so se potrò, sono in missione di servizio, dipende dall'ora. In casa non abbiamo orologi. Ma la pendola? Funziona male, ha lo spirito di contraddizione, indica sempre il contrario dell'ora che è. Signora, signore, cosa c'è? Cosa viene a fare qui? La signora e il signore mi scusino, e quella signora e quei signori anche. Io vorrei a mia volta raccontare un aneddoto. Ma cosa sta dicendo? Credo che la cameriera dei nostri amici stia diventando pazza. Vuol raccontare anche lei un aneddoto? Ma chi crede di essere? Oh! Ma di cosa si impiccia? È veramente fuori posto. Mary? Oh, ma è lei. Impossibile. Ebbene? Impossibile. Qui... Ma
succedendo? Li conoscete? Come no? Oh, che gioia ritrovarla! Finalmente! È veramente un po' troppo. Qui, in casa nostra, nei dintorni di Londra. È sconveniente. È stata lei a spegnere i miei primi fuochi. Sono il suo spruzzetto d'acqua. Ah, quando è così, cari amici, questi sentimenti sono comprensibili, umani e onorevoli. Tutto ciò che è umano è onorevole. Ad ogni modo non mi fa piacere vederla qui. Non ha l'istruzione necessaria. Voi avete troppi pregiudizi. Da parte mia, penso che una cameriera, insomma, benché la cosa non mi riguardi, è sempre e nient'altro che una cameriera. Anche se talvolta potrebbe essere un ottimo detective. Oh, lasciami. Non ci badi. Non sono così cattivi come sembrano. Siete commoventi, tutti e due. Ma anche un po'... Sì, è la parola. Un po' vistosi. Esiste un pudore tutto britannico. Scusate se io ci tengo a precisare il mio pensiero, incompreso dagli stranieri, quand'anche specialisti, in virtù del quale, per così dire... Insomma, non dico questo per voi. Io volevo raccontare... Ah, no. Oh, sì! Mia cara Mary... Vada in cucina a leggere le sue poesie davanti allo specchio. Oh, guarda, pur non essendo una cameriera, anch'io leggo le poesie davanti allo specchio. Questa mattina, quando ti sei guardato allo specchio, non ti sei visto. Perché non ero ancora là. Forse potrei recitare almeno una piccola poesia. Mia piccola Mary, lei è veramente testarda. Se è così, vi reciterò una poesia. Intesi? È una poesia che si intitola Il fuoco, in onore del capitano. Il fuoco. I policandri brillavano nei boschi. Una pietra prese fuoco. Il castello prese fuoco. Gli uomini presero fuoco. Le donne presero fuoco. Gli uccelli presero fuoco. I pesci presero fuoco. L'acqua prese fuoco. La cenere prese fuoco. La torre prese fuoco! Tutto prese fuoco! Prese fuoco! Il fumo prese fuoco! Il fuoco prese fuoco! Tutto prese fuoco! Prese fuoco! Prese fuoco! Mi ha dato i brividi alla schiena. Eppure c'era un certo calore in quei versi. Io li ho trovati meravigliosi. Oh, questa poi. Non esageriamo. Davvero? Sono cose soggettive, ma questa è la mia concezione del mondo, il mio sogno, il mio ideale. E poi questo mi ricorda che devo andarmene. Visto che non avete orologi, esattamente fra 3/4 d'ora e 16 minuti ho un incendio che mi aspetta all'altro capo della città. Devo sbrigarmi, per quanto non sia un granché. Di che cosa si tratterà? Di un piccolo incendio di comignolo? Oh, neanche! Un fuoco di paglia e un piccolo bruciore di stomaco. Allora, nostro malgrado, lei ci lascia? La sua compagnia è stata veramente piacevole. Grazie a lei abbiamo passato un quarto d'ora veramente cartesiano. Oh, a proposito. E la cantatrice calva? Si pettina sempre allo stesso modo. Ah, allora, se è così, saluti alla compagnia. Buona fortuna e buon fuoco! Speriamo, per il bene di tutti! Io posso comprare il coltello per mio fratello, ma voi non potete comprare l'Irlanda per vostro nonno? Si cammina con i piedi, ma ci si riscalda con l'elettricità e col carbone.
Chi vende un ovino oggi, domani avrà un bovino. Nella vita bisogna sempre guardare le cose dalla finestra. Ci si può sedere sulla sedia quando la sedia non ne ha. Bisogna pensare sempre a tutto. Il soffitto è in alto, il pavimento è in basso. Quando si dice sì, si fa per dire. Ad ognuno il suo destino. Prendete un circolo, accarezzatelo, diventerà vizioso. Il maestro alletta i fanciulli, ma la gatta allatta i piccoli, quando sono piccoli. Tuttavia, la vacca ci dà le sue code. Quando sono in campagna, amo la solitudine e la calma. Lei è ancora troppo giovane per queste cose. Beniamino Franklin aveva ragione, lei è molto meno tranquillo di lui. Quali sono i 7 giorni della settimana? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Edward is a clerk, his sister Nancy is a typist, and his brother William a shop assistant. Che strana famiglia! Preferisco un uccello in un campo che una viola su una carriola. Meglio il latte a cose fatte che un pazzo in un palazzo. Casa mia, benché piccola tu sia, tu mi sembri una badia. Non conosco abbastanza lo spagnolo per farvi capire. Io ti darò le pantofole di mia suocera se tu mi darai la bara di tuo marito. Cercasi eremita monofisita a scopo matrimonio nostra cameriera. Il pane è un albero e anche il pane è un albero, ma la quercia nasce quercia ogni mattina all'alba. Mio zio vive in campagna, ma ciò non riguarda la levatrice. Sulla carta si scrive, col gatto si piglia il topo, il formaggio si gratta. L'automobile va molto in fretta, ma la cuoca prepara meglio le pietanze. Non siate sciocchi, abbracciate piuttosto il cospiratore. Charity begins at home. Aspetto che l'acquedotto venga a trovarmi al mio mulino. Si può dimostrare che il progresso sociale è molto migliore con lo zucchero. Abbasso il lucido! Non si lucidano gli occhiali con il lucido da scarpe. Sì, ma coi soldi si può comprare ciò che si vuole. Preferisco uccidere un coniglio che cantare in un ripostiglio. Cacatoe, 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 cacatoe. I cagnano le pulci, cagnano le pulci. Cactus, cocco, coccola, coccarda, coccolita. Coccodrillo, non ci coccolare. Preferisco fare un uovo che parlarti di nuovo. Lasciatemi arrotare i denti. Caimano, andiamo a schiaffeggiare Ulisse. Vado ad abitarmi nella mia bicocca tra i miei cachi. I cachi nella cacaiete non danno cachi, ma danno cacao. I pali hanno peli, ma i peli non hanno peli. Sbuccia la babuccia. Accuccia la brucia. Dai la gruccia, la babuccia della cuccia del laccio. Sputa la buccia e luccia sul leccio. Il leccio quercio luccica, il leccio quercio luccica. Luccica il laccio. Maledetto mondaccio. Non ce la faccio. Faccia di freccia. Dammi la treccia. La freccia, la freccia, la freccia. Niente sfrecciata già sposata. L'Ariella fonda di scodella! Krishnamurti, Krishnamurti, Krishnamurti! Basak, basen, basen! Bizza, bazza, bozza! Aiu, aiu! R.S.T. Aiu, 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 aiu! No! E! Di! Qua! Ma! E! La! Om! E! Di! Qua! Ma! E! Di! La! No! E! Di! Qua! Ma! E! Di! La! No! E! Di! Qua! Ma! E! Di! La! No! E! Già alle 9 abbiamo mangiato minestra, pesce, patate al lardo, insalata, inglese.